è quasi tutto pronto per Messina in Passerella, sesta edizione della sfilata che quest'anno al Teatro Vittorio Emanuele porterà messinesi, professionisti, categorie di ogni genere professionale che si metteranno in gioco ancora una volta per il centro clinico Nemo Sud, per questa struttura di eccellenza che Messina si può vantare di avere. Sono tanti che spendono il loro tempo, il loro entusiasmo per questa buona causa. Noi però oggi siamo voluti venire a conoscere chi sta dietro le quinte di Messina in Passerella e chi rende più belli coloro che poi salgono sul palco. E allora siamo in mezzo a tutti i commercianti che vestono i modelli di Messina in Passerella e saranno loro a spiegare perché hanno deciso di sposare questa causa e soprattutto di dire perché è importante non mancare il 12 maggio al Teatro Vittorio Emanuele per Messina in Passerella. E allora, categoria? Consiglio comunali, bancari e commercialisti. Aiutare chi non ha avuto la stessa fortuna, un po' come l'abbiamo avuto noi, era il minimo, partecipare per rendere un po'... Intanto per dare visibilità a un progetto messinese, come dicevi poco fa tu, d'eccellenza, ma veramente per aiutare chi non ha avuto la fortuna che abbiamo avuto noi. Vesto medici, farmacisti, creativi e artisti. Questa è la nostra seconda esperienza. Ho avuto modo di conoscere Letizia con questo suo progetto e ho visto quanto amore dà nel farlo, per cui non potevamo mancare. E sono contentissima di essere presente a questa manifestazione che diciamo è anche la più importante tra quelle che si presentano nella nostra città. Inoltre vorrei in qualche modo sensibilizzare le persone a tirare fuori il buono nel bello che c'è. La categoria è Piccoli Amici di Nemo. Abbiamo scelto di donare il nostro tempo a fianco di Nemo Sud. Conosco personalmente il quotidiano dell'attività di Nemo. Da mamma e da imprenditore della nostra città, considero più che doveroso contribuire a questa causa. Quest'anno vestiremo i giornalisti presenti in Passerella per il Nemo Sud sin dalla prima edizione e per la sesta avremo appunto il piacere di vestire questa nuova categoria. È veramente un punto d'eccellenza per tutto il Sud Italia e noi siamo onorate veramente di poter dare il nostro piccolo contributo con il cuore e con tanto tanto amore. Forza Nemo! A medici, odontoiatri, Ammi, associazione e sorelle amiche. Io sono Mimma e insieme a mia figlia Alessandra gestiamo Sensi di Donna. Vedendo questa realtà, che devo essere sincera, con molta sincerità, dico sconoscevo 6 anni fa. Ho imparato a conoscerla, a sposare questa causa e andrei avanti per altri anni ancora, perché comunque in un momento dove siamo troppo presi da noi stessi, dove la solidarietà ormai ha un po' perso l'importanza dovuta, Nemo diventa una chicca per l'aiuto verso gli altri. E noi vestiremo la categoria delle farmaciste. E come ogni anno lo facciamo con piacere, soprattutto secondo me anche doveroso da parte nostra, da buon messinese, di portare avanti questo centro di eccellenza che abbiamo al sud. Sono in tanti che partecipano, infatti noi biglietti già li abbiamo finiti, ce ne servono tanti altri, per cui dico ci sarà come ogni anno il pienone. È la prima volta che partecipiamo, è un grande onore per noi, vorremmo dare qualcosa a qualcuno, speriamo di riuscirci. Come ogni anno noi partecipiamo a questo bellissimo evento del Nemo Sud che ci dà la possibilità di essere solidari verso queste persone che hanno tanto bisogno. Siamo felici che Letizia ogni anno ci invita a partecipare. Speriamo di fare tanto per loro e per questa città. Passerella, senza di loro non sarebbe possibile questo evento importante quest'anno, la sesta edizione, perché il ricavato servirà a finanziare 2 nuovi progetti per il Centro Clinico Nemo Sud. Assolutamente sì, intanto grazie a nome di tutto il Centro Nemo a questi negozianti eroici, perché vestire più di 400 persone, loro prestano gli abiti, studiano gli outfit, una pazienza veramente incredibile, quindi grazie perché il tempo è prezioso, è qualcosa che nessuno ci restituisce
costituisce. Finanzieremo appunto due progetti importantissimi. Uno riguarda l'ampliamento dell'ambulatorio di neuropsicologia clinica al fianco dei bimbi più piccoli di Nemo, in particolare i bimbi che possono accedere all'infusione del farmaco Spinraza, che cambia concretamente la storia naturale e la loro malattia, che è l'atrofia muscolare spinale. Il secondo progetto invece riguarda il potenziamento del servizio di logopedia, anche questo molto importante, relativamente alla comunicazione aumentativa alternativa, che sono degli strumenti che le nostre logopediste affiancano ai pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, restituendo in qualche modo una voce a chi una voce oggi non ce l'ha più. Somewhere.